Allora, sono qui con SKF Simpro Quick 4.5 e devo salvare. Ho disegnato il mio albero che poi andrò ad aggiungere i cuscinetti, però la prima cosa da fare poi è salvare, ok? Dunque semplicemente vado sull'icona del salvataggio, mi si apre qua SKF Simpro qui, Quick, e l'estensione è SPQ. S sta per SKF o probabilmente Simpro Quick, probabilmente sarà così. E dunque metto il nome e metterò Pippo 2, ok, e vado a salvare. In questo modo ho la Pippo2.spq salvata. Per andarlo a chiudere, adesso io qui faccio nuovo, ok? E qui naturalmente faccio nuovo. Questo qui andiamo a vedere perché adesso poi si dovrebbe, questo è per salvare, però certe volte di solito dovrebbe apparire, certe volte non appare il significato dell'icona. Comunque qui è salva con nome, ok, e questo qui è salvare, che però vabbè, mi fa sempre save as. Però se io voglio aprire il mio, quello vecchio, devo schiacciare quest'icona qua, ok, perché voglio aprire il lavoro che ho fatto, e dunque vado a schiacciare qua, vado a cercare il prova 2, il Pippo 2, non prova 2, il Pippo 2, clicco due volte e mi si apre e ho il disegno della mia parte Pippo 2. Vabbè, dunque mi ha fatto vedere come andare a salvare e come andare poi a riprendere il pezzo, no? Il pezzo, il progetto che avevo. Dunque qua salviamo, salva con nome e poi vado qua a riprendere quello vecchio. L'unico problema è che ogni tanto, non so, soprattutto se è da tanto tempo che è aperto, no, di solito cliccando, andando, passando qui, stando un attimo, qui viene la spiegazione del comando, ma probabilmente, siccome è da più di un giorno che l'ho aperto, probabilmente non funziona. Ma vabbè. Comunque, spero di essere stato utile. Ci vediamo alla prossima. Arrivederci.